Questo mondo tende la sua mano, forse cerca Dio, cerca aiuto a Dio. Sento questo mondo ormai lontano, questo mondo nostro, questo mondo mio. E mi rivedo da bambino nei ruscelli con quell'acqua trasparente, come adesso è la mia mente che già vola sul mare e che vuole cercare qualche cosa di vero, qualche cosa di puro che assomiglia all'amore che ci manca da tanto. E che ormai noi viviamo nel sogno, ma che accade in questo mondo? Sembra un altro mondo che ci fa paura, che ci fa tremare. Cosa accade dentro in fondo a noi? Batte ancora il cuore? O è già morto ormai questa sete di potere e denaro? Un destino troppo amaro. La soluzione forse è pregare, credere di più in ciò che vale, una vita più spirituale, meglio adesso sai, prima di morire. Poi forse nasceranno rose, la coscienza che nasce nelle case, una nuova conoscenza, innocenza e sapienza che riunisce la gente che ci ascolta, con il cuore ci sente, una luce sorgente che irradia le menti e si stende sulle alve e tramonti. Finirà lo smarrimento, sarà un rinascimento, la speranza grande che ci fa vibrare fino in fondo. Sentiremo poi qualcosa dentro noi, viva più che mai, un miracolo, la fede, la gioia di chi crede. Finalmente un nuovo mondo, un nuovo mondo. Ciao Giulio, saluto Giulio, Mogol, e saluto il mio amico Gianni Bella. Grazie Gianni, spero che tu ti rimetta presto.
Andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Bene. Ah, di qua, Paolo, di qua.